Hey, ben ritrovati da Andralink 91 e benvenuti in questo nuovo video reclutamenti per Inazuma Eleven Go Galaxy. Oggi tutti i capitani più uno del Football Frontier International versione 2. Più uno perché ci sarà anche un giocatore di una squadra che però non è stato capitano ma che mi è piaciuto particolarmente e ha avuto un grande impatto sulla storia di Inazuma Eleven, quindi ce l'ho voluto mettere. Senza indugiare direi di cominciare con Caserma, capitano della squadra Sandorius Eleven. Uogu! Sparite dalla mia vista! Il primo oggetto per lui è sabbia soffice, si prende dalla squadra Gold Bear nel percorso di Roglos. Ovviamente ricordate che tutti gli oggetti hanno un drop casuale e quindi potrebbero anche rilasciarvelo dopo molte partite, come anche alla prima. Il prossimo requisito è sabbie mobili, si prende in particolare da questo vortice di sabbia nel deserto nord di Sandorius. Poi abbiamo bisogno dell'argomento un momento di riposo, si prende da questa persona qui sotto all'ascensore. E sempre nel deserto a nord di Sandorius l'argomento un match incredibile. C'è questo personaggio qui sopra questa roccia, saltate e bam, parlate con lui e riceverete l'argomento un match incredibile. Caserma può essere preso da questa community master sul pianeta Sandorius. Passiamo quindi ad Albega. Sono proprio curioso di conoscerli. Per Albega avremo bisogno di olio setoso che si prende dai Cream Hound nel percorso di Roglon, eccoli qui. Vi ricordo che questo percorso è già aperto in partenza, quindi non servirà alcun tipo di pass. Più avanti però vedremo anche l'altro percorso, ma non vi preoccupate, vi dirò come prendere il pass. Poi andiamo alla Turok Road e come vedete da queste immagini bisogna combattere contro i Magma Flight per prendere Flash Parabola o Parabola Flash. Combattiamo poi anche contro i Planet Tours sempre nella Turok Road e cerchiamo di prendere l'oggetto controllo remoto, eccolo qui. Poi ci servirà un record, ovvero playmaker della squadra. Questo record si ottiene una volta che abbiamo recuperato 15 tattiche speciali. Il modo migliore per recuperare le tattiche speciali è combattendo contro le altre squadre che hanno partecipato al Football Frontier International versione 2. Albega si può reclutare da questa community master sul pianeta di Gardon. Tocca quindi a Stag. Stag! Passaggio smarcante della Fertilia! Segnerò. Per lui avremo bisogno dell'oggetto Arco Gigante. Si recupera dai Night Viper nel percorso di Roglos. Ci serve poi la foto di Nepenthes gigante, che è una pianta carnivora, che troviamo nei meandri della foresta di Latonic, nel punto in cui sconfiggiamo la squadra ombra. Ci servirà poi l'argomento frutta fresca, che si prende quando andiamo verso lo stadio di Latonic, prima di prendere il passaggio. Infine l'argomento incompreso, che si prende da questa persona qui al mercato di Juro Village. Questo capitano si prende dalla community master che troviamo qui a Juro Village. Il giocatore in più che volevo poi reclutare era Banda, perché mi è piaciuto davvero tanto nel gioco che ho deciso di reclutare anche lui come personaggio extra. Io mi chiamo Banda, a nome di tutti i fertiliani sarò io a guidarvi un po' in giro per il pianeta. Lui ha solo bisogno di una foto in più che prendiamo sempre nella foresta oscura, quella dove abbiamo preso la foto della Nepenthes gigante, lui invece vuole la foto di Erba Paurosa. Anche lui si prende dalla stessa community di Stag. Passiamo a Powai. Che assurdità devono udire le mie povere orecchie! Anche per lei un oggetto dal percorso di Roglos, più precisamente dagli Aqua Hermit, e vuole Enciclopedia del Mondo Azzurro. Vuole poi l'argomento Grande Arte, che si prende al parco centrale del pianeta, più precisamente vicino a questo giardinetto. Ci servirà l'argomento Abitudinario, che si prende ad Abukol Street, vicino ai negozi.
Inoltre ci servirà il record rango S. Il record rango S però vuole quello di tutte le squadre del percorso dell'alieno di Sasanara. Come vedete appunto dalle immagini, l'alieno si trova in questo punto preciso e vi faccio anche vedere come prendere il pass per affrontare le squadre della fila di sinistra. Per la fila di sinistra bisogna appunto prendere questo pass che vedete sto andando a prendere nelle stanze dove si possono far ruotare le pedane per accedere ad altri punti del pianeta. Molto facile. Lei si prende da questa community master. L'ultimo reclutamento per oggi è Argo, capitano della Faramdite. Le vostre preziosissime parole si sono impresse in noi. Come primo oggetto avremo bisogno di medaglia fatta in casa di Lalaia, medaglia o spilla, chiamatela come volete, e si prende dal percorso di Roglos, però percorso di sinistra dalle Star Sisters. Per aprire il percorso di sinistra, guardate bene le immagini, partendo dal campo di gioco del pianeta di Gardon, andiamo qui, scendiamo e troviamo due scrigni d'oro. Ora, non l'ho detto prima, ma per aprire lo scrigno d'oro ci servirà la chiave d'oro. La chiave d'oro si trova in uno scrigno sulla Lost Galaxy. Come vedete dalle immagini, la chiave d'oro si trova in questo punto qui. A questo punto ci servirà la foto evento emergente che si prende nella lobby del Gran Celesta Galaxy, dello stadio del Gran Celesta Galaxy. Il topic chi prima arriva meglio alloggia, che si prende da questa signora seduta sulle panchine nella piazza di Falamorbias. E per ultimo l'argomento apprendimento che si prende da questa bambina che corre vicino alla piazza di Falamorbias. Per reclutare Argo bisogna andare nella sala meeting dello stadio del Gran Celesta Galaxy. E questo era come reclutare tutti i capitani più un giocatore The Football Frontier International versione 2. Ho preferito fare solo i capitani che hanno partecipato al Gran Celesta perché mi sembrava più corretto, ma non escludo la possibilità di fare anche quelli che hanno partecipato alle eliminatorie, ma potrei trattarli in altri video. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video e spero che vi sia piaciuto e che vi abbia anche aiutato a prendere alcuni personaggi piuttosto interessanti. Vi ricordo che in descrizione c'è sempre il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!